Allora, andiamo adesso ad affrontare anche la questione terribile dell'amorosità. dell'amorosità. L'amorosità per varie ragioni e poi a quei clienti che purtroppo è stata chiusa la fornitura di gas, saranno trovata chiusa, o peggio ancora, vabbè, il discorso dell'energia elettrica. Quando succede in generale, quando succede con voi, come Sì, venirne a capo? anche l'amorosità è estremamente regolata, quindi normalmente il processo è uguale un po' per tutte le società di vendita. Sicuramente l'amorosità si ha quando si ha uno scoperto, quindi una situazione di bollette non pagate. E in questo Quante caso, bollette? allora lì basta una bolletta. Basta una Non bolletta, non... esiste un limite di importi per poter Cioè sollecitare. l'utente che per esempio dimentica, perché sarebbe una cosa se uno non ha credito in banca, cioè dimenticarsi una bolletta, secondo me... Può essere chiaramente, Cioè... ovviamente, però tra la dimenticare una bolletta e la sospensione della fornitura non è così repentina, perché comunque Cosa tutti i succede? venditori hanno l'obbligo di inoltrare al cliente una comunicazione raccomandata di messa in mora dove anticipa che c'è uno scaduto e quindi che qualora lo scaduto non venga sanato poi si procederà con la richiesta di sospensione. Quindi questo già è uno strumento a disposizione dei clienti per cui sapere se c'è qualche bolletta o meno scaduta. All'interno di tutte le bollette, nel quadro di dettaglio, quindi nella prima pagina, il venditore ha l'obbligo di elencare le bollette ancora non pagate. Quindi, ecco, in termini di Certo. comunicazione, il cliente normalmente ha a disposizione una serie di strumenti per poter verificare la sua posizione. E nel momento in cui, ricevuta l'amorosità, ricevuta la messa in mora, non si procede con il pagamento, allora in quel caso l'esercente la vendita può richiedere al distributore locale l'interruzione della fornitura, che è un primo passaggio, ovvero si interrompe la fornitura e nel caso dell'energia elettrica c'è un passaggio precedente che è la riduzione dell'85% dell'energia fornita, nel gas ovviamente è una sospensione immediata e da quel momento si hanno le sospensioni, il contratto rimane attivo, se il cliente non paga e quindi non riattiva la fornitura dove per legge, per delibera si hanno 48 ore per riattivarle, quindi anche lì è repentino, si va proprio a fare quella che normalmente si chiama cessazione amministrativa, quindi si interrompe anche il rapporto contrattuale. Ok. Ecco, però se l'utente in 48 ore non riesce ad attivarsi, anche magari può essere fuori in un In quel altro... caso le 48 ore sono dalla data di pagamento, quindi quando il cliente paga, l'esercente ha 48 ore per riattivare la fornitura. Quindi è Ok, proprio il passaggio successivo, quindi qualora il cliente dovesse pagare perché si è reso conto di non averle pagato, ecco, non ci sono tempistiche molto lunghe per il ripristino. Chiaramente sono momenti in cui il cliente non ha a disposizione la fornitura di luce e gas. Però ecco, sono meccanismi, ovviamente è una conseguenza di un mancato pagamento, cioè certo, non è sì. una Comunque scelta. la cosa importante è sapere che se non paghi la bolletta, immediatamente basta una bolletta Sì, e ecco, a non c'è. prescindere da chi sia il fornitore, questa è la regola, viene sospeso il servizio. Questa sì, previa raccomandata, Previa raccomandata, deve arrivare anche la comunicazione. raccomandata, Sì. perfetto. Fase successiva, esatto, però la raccomandata può essere ricevuta oppure potrebbe essere che arriva l'avviso di raccomandata e nessuno la va a ricevere. Cosa succede? In quel caso lì sì, ci sono dei termini dell'autorità in cui si dispone che comunque il fatto di averla inviata è come se il cliente l'avesse ricevuta. Ecco, quindi anche E quindi in attenzione a quel caso lì questo. bisogna sì. Cioè, allora io le dico, dipende un po' dalla tipologia di fatturazione. Nel nostro caso su questo fatturando mensilmente il cliente è già molto abituato a ricevere le fatture in modo molto scadenziate. Normalmente il cliente può capitare che dimentichi le fatture quando si hanno magari fatture trimestrali, fatture quadrimestrali. Allora in quel caso bisogna sempre un po' avere la percezione di in quale momento si riceverà la fattura. Chiaramente il mancato pagamento di una fattura poi è un mancato adempimento a quelle che sono le clausole contrattuali di qualsiasi esercente. Assolutamente. Quindi ci sono delle tutele, perché ovviamente lato tutela del cliente non si può andare a sospendere la fornitura decorsi un giorno dal mancato pagamento, ma ci sono anche dei meccanismi che poi vanno a disciplinare la sospensione vera e propria. Tenga presente che comunque tra un mancato pagamento e una sospensione della fornitura almeno passa un mesetto, cioè non è una cosa repentina.
Ecco, se non dovesse arrivare a casa la bolletta, e di chi si occupa, cioè ad esempio funzionamenti delle poste? Allora, lì dipende, perché normalmente dipende un po' dalla società a cui ci si affida. Può essere Poste Italiane o possono essere anche dei... E anche l'idea, se dice cambio fornitore, sì, magari fa capo a un altro sistema di corrispondenza, sì, della posta. Sì, cioè, esistono dei postalizzatori privati. Ovviamente oggi la stragrande maggioranza della posta viene gestita tramite Poste Italiane. Noi su quello usiamo sia Poste Italiane che un postalizzatore privato, soprattutto sul Triveneto, che ha anche la possibilità di fare un servizio di posta certa, certificata, quindi noi sappiamo anche quando è stata consegnata, quando è stata recapitata o eventualmente qual è il motivo del mancato recapito. Questo fa parte del servizio. Questo sempre. Infatti voglio dire, questo sì, è il servizio. Sì, sì, sì. Riattivazione a questo punto. Riattivazione a questo punto basta solo contattare, pagare le bollette, ovviamente oggetto della sospensione, e da quel momento si procede, lato European, cioè qualunque sia la società, a ricontattare il distributore per chiedere la riattivazione della fornitura. Quindi è tutto semplicissimo. Abbastanza semplice, sì, tranquillo. Sì, è semplicissimo, non bisogna sottoscrivere nulla. Ecco, questo non è importante, che non è un nuovo contratto. Infatti, non è l'attivazione di un nuovo contratto. Sì. E invece per confrontare, sì, diciamo così, gli strumenti di confrontabilità, quali possono essere? Allora sì, su quello oggi esiste proprio un codice di condotta commerciale. È un codice definito dall'autorità con cui si vanno un po' a regolarizzare le tecniche di vendita e le modalità di vendita. Quindi tutto è regolamentato, questo su è importante. Questo è tutto regolamentato, è uno strumento ovviamente dato a disposizione dei clienti come tutela, certo, proprio per regolamentare un po' tutta la parte di approccio commerciale. All'interno di questo strumento ovviamente c'è tutta la parte di comparazione delle offerte, quindi sul mercato domestico qualsiasi venditore del mercato libero ha l'obbligo di consegnare al cliente, unitamente alla propria offerta, questa scheda di confrontabilità dove si confronta il prezzo della propria offerta rispetto al prezzo del mercato tutelato. E questa è una scheda, è uno strumento molto valido soprattutto per i clienti domestici, proprio perché possono percepire da subito la convenienza o meno della propria offerta. È semplice da valutare? Allora, sì, non è complessa, nel senso, nel mercato elettrico è uno strumento differenziato per tipologia di offerta, perché lato elettrico abbiamo il monorario, biorario e soprattutto la tariffa residente e non residente, che ovviamente ha degli importi diversi. Nel mercato gas è semplicemente differenziato per fascia di consumo, quindi ogni cliente basta capire in che fascia di consumo si colloca. In modo generale sono i 500 metri cubi per l'uso cottura e i 1400 per l'uso domestico, l'uso riscaldamento, e da lì poi si riesce a fare la comparazione. Sono proprio delle colonne, quindi è estremamente semplice. Il canone RAI, quando è entrato il famoso canone RAI in bolletta, ha creato anche a voi dei problemi? Allora, fortunatamente non tantissimi dal lato nostro, anche perché noi abbiamo fatto veramente molta comunicazione ai clienti sul che cosa stava accadendo in modo preliminare, tra virgolette. Quindi poi il canone RAI in bolletta, ovviamente sono trovati tutti quei clienti che avevano una tariffa da residente, perché veniva applicata la famosa D2. E quindi su quello noi non abbiamo avuto molte problematiche. Chiaramente applicare un canone in bolletta in termini aziendali, quindi interni, ha un impatto non banale, perché comunque bisogna ristrutturare un po' tutto il sistema. Secondo voi la questione è chiusa, cioè si è risolta, resterà così, perché ancora è stata messa in discussione, in dubbio, ci sono tre compagnie che non sono state così felici? No, su quello tutte un po' non siano state felici. Ritengo sì che rimarrà così, almeno, ecco, al momento non ci sono orientamenti diversi lato legislazione, però anche su questo i clienti, qualora, perché c'era il meccanismo di poter comunicare la non applicazione del canone, certo, RAI, ecco, su quello c'è proprio l'Agenzia delle Entrate che ha definito un canale, e quindi prescindere ad hoc, quindi qualora ci siano degli scompensi di fatturazione bisogna sicuramente chiamare loro. Allora, Daniela Castiglione, grazie di essere stata qui con noi, siamo arrivati al termine, speriamo che tutto sia abbastanza chiaro, comunque magari del mercato libero, degli altri mercati parleremo ancora, perché poi 2018 sì, non è proprio alle porte, però insomma bisogna arrivare informati e preparati. In bocca al lupo per il vostro lavoro, per la vostra avventura anche nel Nord-Est, grazie a voi telespettatori di averci seguito, appuntamento come sempre questa sera alle 21 con il nostro talk show.